Salve a tutti ragazzi, ed eccoci qui alla seconda puntata anche del Road to Pokésnai. Cerchiamo subito, oggi volevo cambiare un pochino, volevo vedere se c'era qualche altra tipologia di gioco. Quindi abbiamo fatto il torneo da 25 centesimi, infatti il nostro bankroll è di 14,75 euro. E oggi volevo invece provare a fare un po' di cash. Facciamo un po' di cash game. Questi sono i vari tavoli aperti in questo momento sulla Pokésnai. Facciamo i micro limiti, quindi 1-2 centesimi. Qui ci sono il numero massimo di giocatori e quelli presenti al tavolo, quindi 4 giocatori su 6 massimo. Queste sono le mani all'ora. Queste qui sono le percentuali di giocatori che vanno a vedere il flop. Questo invece è il pot medio. Un tavolo molto interessante per noi deve avere un numero di mani molto alto. Un numero di mani per ora molto alto vuol dire che i giocatori non pensano molto, perché se è un numero alto giocano molto impulsivi. Un numero di giocatori al tavolo molto alto, il 72% mi sembra davvero una bella media, e un pot molto molto alto, quindi un pot medio di 40 centesimi a mano mi sembra una cosa abbastanza buona, quindi sediamoci a questo tavolo. Allora, io mi metterei qua. Ok. Allora, il buy-in è massimo di 1 euro e quindi mettiamo il nostro euro. Non vogliamo attendere i big blind perché sono appena passati e quindi adesso aspettiamo che arrivi il nostro turno. Vi presento i giocatori. Intanto c'è Ultran 95, Asso Asso Casa Asso Asso, Fede Daglie, Finguella Finguella e La Notte 1993. Dai Buio, muoviti che ho bisogno di giocare. Speriamo che non vada come la puntata del Road to Pokéstars, la seconda puntata, che se non l'avete vista la puntata mi raccomando guardatela perché è delirante, è da sclero proprio. Mi sono davvero trattenuto a fatica. Però speriamo che magari su Pokésnai la cosa è diversa. Eccoci finalmente, prima mano. 6-9. Visto che non ho aspettato il buio, in automatico mi mette la puntata del buio, quindi se nessuno rilancia, io checco e mi guardo il flop. Con un 6-9 unsuited, dai Nouvelle cecca. Allora, c'è un detto che dicono che i soldi girano sempre in senso orario. Io infatti ho deciso apposta di mettermi a sinistra della nostra fringuella, sperando che il suo euro e 44, come per magia, venga spostato dal suo posto al mio. Here we go! Non dico di spennare proprio fringuella, però cerchiamo di racimolare qualcosina. Fortunatamente abbiamo un modo di studiare i giocatori così. Anche se non mi piace tantissimo il tavolo da 9, perché i tempi di attesa sono davvero lunghi. Il tavolo da 6 lo preferisco in quanto è molto più veloce e anche con meno giocatori è più facile ricordarsi i vari giocatori, quindi ricordarsi il loro tipo di gioco, eccetera, eccetera. Mamma mia, ragazzi, mi ero scordato perché odiavo i tavoli da 9 da cash game, perché sono lunghissimi, sono davvero lunghissimi. È andata a chiamare con 10-8 preflop. Nouvelle così ha visto. Non so, che cosa puoi vedere per andare in instant all-in e far capire a tutti che naturalmente la tua mano è davvero brutta. E Nouvelle si è accontentato di 8 centesimi, magari con KK, asso asso. Donna donna. Un giocatore normale non sarebbe mai andato all-in di 60 centesimi su buio 2 centesimi con KK, asso asso. Invece cerca di fare una bet sensata per poter racimolare i soldi, non esagerata, anche perché così non ti chiamo. O ti chiamo solo se c'ho anch'io asso asso KK. Mi è capitato. KK, collo e lui asso asso. E lì vedo tutto nero. Oh, prima mano giocata.
prima mano giocata, non vorrei spingere, anzi sì, diciamo che spingo, faccio un per 3 ragazzi, anzi un per 4 facciamo. Vediamo un po' chi è che ci chiama. La notte ha foldato. Aspettiamo per Tittarella che folda. Mustard colla, che non so che tipo di giocatore è. Settiamo il jack. Settiamo il jack. Facciamo la nostra c-bet. 70% del pot. Ok, va bene così. Vinciamo i nostri bei soldini. Ancora donna jack. Facciamo la stessa giocata. Anche perché finché c'è fede d'aglie va bene, perché lui comunque colla parecchio. Anche Mustard 74 è due volte che colla. Fede d'aglie andrà all'in. Io 5 centesimi ce li metto. Ho beccato il jack. Vediamo ora come gioca Mustard 74. Io ora cerco ancora di puntare. Asso K. Buono, abbiamo vinto questo piatto. Fatality. Adesso ho fatto vedere purtroppo il mio gioco, vuol dire che ora sanno che con Donna Jack io rilancio, quindi se ci fosse qualche giocatore al tavolo attento, magari potrebbe avere qualche informazione. Ma noi ora, sapendo questo, cercheremo di non rilanciare per 4 quando avremo mani considerevoli, in modo da ingannare i nostri avversari. Asso Jack, ragazzi. Era un paio di mani che non vedevo niente. È arrivato Asso Jack. Allora, Tittabella ha fatto già un raise. Mustard lo colla. Noi non siamo in posizione. E quindi penso di fare solo call e giocare col flop. Essendo fuori posizione del primo. Ma guarda caso abbiamo una scala in castro. Ma che bello! Ma che bello! Ora Tittarella punta. Tittarella punta. E io probabilmente foldo. Ci sono comunque un progetto di colore, quindi anche se uscisse il K, se qualcuno chiudesse la scala, il colore, sono comunque sotto e sinceramente non mi piace rincorrere i punti perché sono in bianco. Soprattutto nel cash game che vi state giocando i vostri soldi, è meglio non rincorrere i progetti, o meglio, rincorreteli, ma non sempre. Perfetto. Mustard 74 gioca a caso, rilancia con mani marginali, quindi potrebbe essere benissimo il nostro fish, mentre Tittarella è il nostro tight. Tittarella è il nostro tight, visto che gioca poco e quando ha giocato ha girato un bel jack-jack. Quindi Master 94 e Nouvelle dovrebbero essere i nostri fiscioni, e noi ora con Donna Jack, stivali da pesca, canna da pesca, si va a pescare. Anche da piccolo buio, si va a pescare e non settando, non pescando niente. La notte comunque è aggressivo, quindi probabilmente questa volta non ha preso niente o sta nascondendo l'asso. Per quanto sia fiscione, in bianco non si vince e quindi ci tocca foldare. Si è fatto un bel piatto. Asso Jack ancora. Visto che Tittarella è tight, sul nostro rilancio dovrebbe foldare. Perfetto, il fish ci chiama, asso asso casa asso asso non ha giocato molto, quindi un suo call mi spaventa un pochino. Anche Fringuella spero che foldi. Beccato l'asso con progetto di colore. Noi qui comunque se tutti checkano, anche se non checkano, noi cerchiamo di fargli pagare comunque la carta. Che se vogliono rincorrere il colore devono pagare. Il nostro fiscione ci chiama, è uscito un bel 9. Ora se va all-in io lo chiamo perché o bleffa, anche perché prima ha chiamato con, ecco, lui così mi sta facendo, vorrebbe comprarsi una carta gratis e io invece ti dico di metterli tutti. Se vuoi il colore lo paghi, rischi. Jack donna, bene. E abbiamo vinto questa mano, quindi non aveva colore, aveva un progetto di scala, ma va benissimo. Siamo a 1,96 euro, ho quasi raddoppiato la mia entrata. Giustamente, una volta che hai capito chi è il fiscione del tavolo, sai con chi dover giocare, con chi dover foldare. Ecco, Napoli-Napoli
Napoli 976, non lo so, si è seduto adesso, ha ricaricato 40 centesimi e ne ha appena lanciati 20 in faccia a tutti, metà del suo stack. Oh, che bello, la mia connessione se ne sta andando. No! Una volta mi è capitato quando ero al Tarn con un Tris di 8, mi è andata via la connessione così, stava panico. C'era in ballo un sacco di soldi. Già setto poco un Tris, quando me lo setto mi salta la connessione, delirio. Eccoci qua ragazzi, siamo tornati. Alla fine la connessione è tornata. Non ho visto quella mano, però va bene. Quindi io proporrei ragazzi di fare un altro paio di mani e di concludere qua questa seconda puntata. Allora, K3 da buio, da grande buio. Limpano tutti. Napoli limpa. K3, ma quanto sarebbe bello ora vedere un bel colore al flop. Colore al flop, ce la foldiamo. Eccoci qua finalmente con una mano. Proviamo a giocarci questo asso 9. Vediamo un po' cosa succede, anche perché era un po' che non giocavo. Tittarella è un tight, quindi ci ha chiamato. E quindi la cosa non mi piace. Non mi piace per niente. Però per vedere se lei ha il punto, dobbiamo... investiamoci 10 centesimi. Vediamo se Tittarella continua a chiamare. Quindi... ora se Tittarella chiamava con un progetto di scala... questo 10 potrebbe darmi abbastanza fastidio. Vediamo che cosa fa. Rilancia di 10. Sapendo che Tittarella è un giocatore che gioca solo col punto, io col mio asso 9 non mi sento molto sicuro, perché nel suo range di mani ci potrebbe stare benissimo l'asso jack, ci potrebbero essere tutte le coppie. Vabbè, mi ha foldato in automatico. Probabilmente ha beccato il jack, perché il suo range è molto... oppure sta cercando solo di... sì, vabbè, master c'ha 5 centesimi, spiccioli per la merenda. No, non ce la fa vedere la mano, perché il master si è tenuto i 5 centesimi per la merenda. E va bene ragazzi, allora con questa mano possiamo concludere qui questa seconda sessione. È andata abbastanza bene, eravamo arrivati quasi a 2 euro, poi con questa giocata siamo arrivati a 1,74 euro, però abbiamo vinto circa il 75% della nostra posta iniziale. Sembra che possa andar bene. E dal vostro Cam è tutto, un gran salutone. Se non vi siete iscritti al canale, mi raccomando, iscrivetevi. Se non vi siete iscritti alla pagina Facebook, link in descrizione, iscrivetevi, perché tutte le comunicazioni per la nuova serie, dove voi iscritti sarete partecipi, saranno fatte attraverso il mio account Facebook. Quindi continuate a seguirmi e iscrivetevi alla fanpage e al canale, perché la stagione di poker è appena iniziata. Un salutone a tutti dal vostro Cam, all in.